Cristoforo Colombo di Bettola, dove venne una furiosa battaglia che descrivo nel mio libro Il cuore sulle colline, dove nel novembre del 44, all'albergo ristorante grande lì che vedete in Amaranto Rosso, era quartierato un presidio fascista e avevano portato delle armi. Hanno portato delle armi e tutto d'un tratto verso sera giunsero dei partigiani, probabilmente proprio da questa piccola galleria, chiamiamola, e arrivarono qui e attaccarono il presidio fascista, c'era un caio, comunque la battaglia è descritta nel libro, faccio riferimento alla storica Anna Chiappone che descrive bene la battaglia, però l'importante è poter vedere ancora i buchi delle pallottole che dall'albergo grande e i nazifascisti sparavano ai partigiani che si erano asserragliati qui, che poi erano riusciti a recuperare un po' di armi, avevano fatto saltare dal camino, avevano buttato una bomba ed erano saltati, avevano fatto saltare un pezzettino dell'albergo. Poi arrivarono però dei rinforzi della decima massa e quindi i partigiani dovrettero ripiegare. Ecco, questi sono pure i segni della battaglia. La libertà è per te. Stiamo arrivando a Mistà di Bettola per raccogliere dal vivo la testimonianza di Sandro Bongiorni, classe 1928, rilasciate a Magre Antonio, che le riporterà nel suo libro Sentinelle della memoria. Allora ci troviamo a Mistà di Bettola con l'amico Sandro Bongiorni, classe 1928, che mi rilascia una bella intervista nel mio ultimo lavoro Sentinelle della memoria, uscito proprio in questi giorni.
Bene, Sandro Bongiorni racconta quando arrivarono un giorno qua dei mongoli con alcuni fascisti. Arrivarono qua, posteggiarono i loro cavalli proprio nella sua stalla, entrarono in questa casa bellissima, rimasta ancora pressoché intatta, no, Sandro? E abbeveravano i cavalli ancora, quello abbeveratoio bellissimo in sasso, si ricorda. Poi mi racconta alcuni aneddoti. Nel libro che non voglio rovinare, sono 10 pagine di intervista, Sandro, molto belle, molto lucide. Si ricorda per esempio quando si nascose con il papà in una buca qui sopra, quando arrivarono le puntate dei tedeschi ed erano nascosti, avevano fatto una specie di anfratto coperto con della lisca secca e si ricorda che mentre erano dentro arrivò un mongolo che inseguiva una pecora e che prese la pecora. Da lì si spaventarono. E abbandonarono la cosa. Un'altra bella cosa interessante che mi dice è che più avanti, che poi avremo modo di filmare, c'è una bellissima villa di Donna Guissola dove si erano rifugiati partigiani, avevano sostati. Tra questi partigiani di Prati vi era Luisa Calfetta, detta la Tigrona, una donna combattente, la partigiana combattente caduta ai Guselli, qui sopra il passo di Guselli per andare a Morfasso in una battaglia di Guselli dove furono uccisi 32 partigiani, fu una battaglia incredibile, cruenta, proprio all'arma bianca. E cos'è successo? Questa Luisa Calzetta scese per prima dal camion perché era stato ferito un certo fradiavolo e lei per aiutarlo scese anche lei per aiutarlo, ma fu colpita da una raffica. La cosa importante però che mi racconta Sandro è che qui, dopo questa battaglia, c'erano i mongoli attorno. Qui ce n'erano sei, no? Mi avevi detto, 5 o 6. E venne un uzbeko, lui si ricorda bene, un uzbeko che parlò con questi mongoli, che erano probabilmente compatrioti, compaesani. E uno di questi disse, e lui era presente, che avrebbe ucciso la Luisa Calzetta, che era scesa dal camion, benché ferita dalla raffica, estrasse la pistola e sparò ancora in difesa. Lui gli arrivò vicino e gli sparò alla nuca. Questa è una cosa che puoi anche Lo posso raccontare. Puoi giurare. anche raccontarla, raccontala pure a modo tuo, Sì, Sandro. perché questa partigiana si era unita assieme al gruppo che saliva sugli autocarri da Morfasso a Prato Barbieri per Perfetto. andare incontro all'arrivo del Turkestan, Sì, bravo. per affrontarli, che era tutto un... Pensavano che Prato Barbiere era libero, invece avevano. Sì, e quello è un seguito che è accaduto dopo, no? Dopo l'invasione, Certo. un'imboscata ai Guselli, che alcuni sostengono che possa essere stata una soffiata di qualcuno che salivano i partigiani di lì e loro la Turchessa era andata a aspettarli. Certo, è successo questo. Poi l'uzbeko spiega la storia. L'uzbeko è rimasto morto a Selva con un colpo di mortaio sparato dai fascisti, diciamo. Quello che era venuto qua a Sì, dire. Ma racconta quell'aneddoto lì, è bello. Lui è venuto qui a trovare. dei suoi Sì, commilitoni. commilitoni, e loro mi ha raccontato il particolare alla fine della Luisa Calzetta, che era, diciamo, faceva parte del gruppo di partigiani che salivano da Morfasso e l'avrebbe si è alzata ancora con la pistola per sparare, affrontare ancora gli ultimi Incredibile. colpi. Lui gli aveva sparato il colpo alla nuca, il colpo di grazia. Questa è una testimonianza molto bella. Sicuramente se fosse esumata potrebbero controllare ancora Ah, quel colpo sicuramente. Incredibile. Una Beh, patriota ah, che tu guarda, hai anche visto, l'ho no? visto anche prima dell'arrivo del Turkestan, perché avevano soggiornato qua Me l'avevi nella villa detto. Anguissola, Adesso la fotografiamo nella con. casa Anguissola, Certo. ecco, e lavava le ca era calzette e lavava le calze dei partigiani nell'acqua. E tra l'altro un partigiano ha fatto un'esibizione
col ventre Sì, non in esageriamo, alto, non dice: "Guarda, esageriamo, guarda, guarda il non pesce esageriamo. Tigrona", No, no. perché il suo nome di Sì. battaglia era Tigrona, Tigrona. bravo, bravo, era la Tigrona, la chiamavano, quindi era una Sì, combattente, una era una combattente, era una maestra. maestra di Sì, parla Bedonia, una maestra, una esatto. maestra di Bedonia. Poi ci sono alcune altre particolari, ma non le riveliamo perché leggerete il libro. Poi, durante l'indugio di questa occupazione, io tutte le mattine andavo a prendere il vermouth Bravo. per stimare, diciamo, come si dice, partivano per il rastrellamento, poi tornavano la sera, Andavano a prendere in giro, sì, razziavano per dappertutto. affrontare i partigiani. Quindi poi abbiamo filmato anche Il sotto portico, il sì. portico, nelle volterrane c'è ancora proprio il C'era nero ancora fumo. Esatto. nerito dal fumo della cucina campale. Certo. Bravo. Bravo Sandro. Ma guarda, io posso raccontare perché l'ho vissuto, questi momenti li ho vissuti. Li hai vissuti. Eri bambino, ti chiamavano anche con un nome. Ivan, Ivan, lo io l'ho chiamavano io. chiamato Mi Ivan, ricordo. Ivan mi dice: "Ivan, Irmut". Mi davano i soldi d'occupazione, che loro c'era delle specie di assegni che valevano per E poi loro. ti davano anche il panetto nero, mi Beh, avevi detto, col sicuramente il pane nero che sembrava burro. un mattone, burro, sì, sembrava cotto in uno stampo, Ho no? capito. E sembrava proprio un mattone. E com'era? Era buono, com'era? Beh, era Si può integrale, mangiare era integrale, buono, poi e dopo. se non buono era nutritivo. Ho capito, nutritivo. Anche passare il convento, Eh? quei tempi era buono sicuro. E poi c'era un momento che regnava anche la fame, e allora posso dirlo liberamente che con loro mangiavamo anche noi. Papà, mamma, fratelli. Ho capito. E quindi poi dormivano qua loro, poi dormivano Sì, qua, hanno un occupato. giaciglio in terra e dalle volte dovevi alzare la gamba per passarci sopra. Racconta l'aneddoto poi della mamma che ha bruciato il Sì, pagliericcio. sì, sì. Mia mamma poi ha raccolto le ultime volte che poi hanno lasciato libero, no? Ha raccolto la paglia e il pagliericcio per bruciarli, buttando tutto nella stufa. Ha cominciato a scoppiare qualche proiettile perché mia mamma non aveva No. controllato per bene. E allora lui gli ha detto: "Niente paura, mamma", lui sapeva già che co da cosa era provocato. Perché, diciamo tutti, erano invasori, ma erano anche intelligenti, Beh, perché insomma, sì, facevano sicuramente. il loro per salvarsi la pelle. Tutto era basato sul salvarsi la pelle. Ho capito, bellissimo. Il nostro comportamento, il loro e di tutti. No, sono contento, ti sono molto grato per questa bellissima testimonianza, come potete Grazie, vedere, grazie, una grazie. persona molto lucida, intelligente, che poi racconteremo anche, nel libro c'è anche, ha avuto una piccola vicissitudine, cos'era, nel Sì, 44? no, Sempre alla mano, io comunque lo sì. leggerete nel Mino, purtroppo All'inizio della guerra, insomma, all'inizio della guerra. gli è scoppiato un detonatore sulla Un mano detonatore, e avevi proprio perso, un comunque vero poi lo detonatore. E leggerete l'ostia lo... in questo libro. È uscito alcuni giorni fa, proprio durante la liberazione Sì, del ho 25 aprile. Eh? capito. Grazie ancora per questa bella. Niente, è stato un onore. Un onore No, per i noi. ricordi, belli o brutti, fanno sempre piacere. Beh, certo, beh, sei stato testimone, sei una Ah, sì, sentinella della memoria, come sicuramente. intitolato, e Sicuramente la che tua intervista è molto bella. a 16-17 anni i ricordi sono stampati, eh? Rimangono. Rimangono stampati nel nostro computer umano. Sì. Bene. Una bella intervista. Grazie ancora. Di Grazie niente. ancora. È stato un piacere.